applauso. È veramente un onore per questo gruppo di artisti essere qui questa sera per il terzo anno consecutivo e cogliamo l'occasione anche per ringraziare Romania e l'ASCOM per la fiducia che ogni anno ripongono in noi. Questo è un grazie sincero da parte mia e anche di Nicola e di tutti e tutte noi. Detto questo, e dopo aver dato il benvenuto e le benvenute a tutti quanti, vorrei dire che quest'anno è un anno molto particolare. Abbiamo scelto un tema da raccontare, da narrare attraverso l'arte, che è un tema che può sembrare apparentemente generico, ma che se lo contestualizziamo in questo momento storico è un tema molto importante. Quest'anno vorremmo raccontare la bellezza in molte declinazioni. In questo momento particolare, soprattutto a livello storico, la bellezza viene associata normalmente alle figure femminili e non a caso oggi è una giornata molto importante, molto particolare, perché è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e quindi bellezza e questo giorno di celebrazione molto particolare sono andate a braccetto per raccontare, provare a raccontare, a raccontarvi tutto questo attraverso l'arte e le sue declinazioni. Io lascio la parola a Romania che ci aiuterà per i saluti istituzionali che sono d'obbligo e ti ringrazio ancora per la fiducia che riponi in noi. Romania Giannone, Presidente ASCOM. Buonasera a tutti, ringrazio tutti di essere venuti qua a questa cerimonia di accensione delle luminarie. E vi ringrazio anche perché il tempo era veramente inclemente, c'è un vento terribile, quindi essere qua così numerosi è motivo di grande orgoglio, significa che veramente l'interesse per questa tradizione aumenta di anno in anno. E subito ringrazio il gruppo dei Pagliazzi, tutti gli artisti qua presenti. Gli artisti qua presenti sono veramente artisti di livello, noi ogni anno li scegliamo perché ogni anno ci gratificano con le loro performance. La direttrice artistica è Serena Bucchi, che la ringrazio, grazie. Ma aspetta, si sente? Adesso sì. Sono brava con i microfoni, questo è sicuro. Quindi ringrazio di nuovo tutti voi, è una riconferma perché, lo dicevo prima, ogni anno ci graziate, ci meravigliate sempre con delle esibizioni straordinarie e sottolineo anche la finezza e l'eleganza che loro dimostrano nelle esibizioni. Un saluto e un ringraziamento particolare ogni anno viene fatto a tutti i commercianti di Gropea che ripongono la loro fiducia in noi e quindi noi cerchiamo di ripagarla con degli eventi fatti su misura proprio per Gropea. Un altro ringraziamento doveroso va anche ad ASALT. ASALT è l'associazione albergatori di Gropea che quest'anno ha contribuito in una maniera veramente copiosa. Lo capisco. Quindi ringrazio ASALT e i commercianti che abbiamo già detto. E un saluto doveroso stasera qua rappresenta le istituzioni, quindi l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessora Caterina Manzolo qui presente. Un applauso per l'assessora, grazie. E lo sapete, senza l'amministrazione comunale tutto questo che vedete, luminari, eventi, non sarebbe stato possibile. Questo perché
perché è vero che il contributo economico dei commercianti, degli albergatori, di tutti è fondamentale e importante, ma senza la lungimiranza del sindaco, senza diciamo il lavoro svolto anche a livello amministrativo, perché dietro tutto questo c'è anche un lavoro amministrativo non indifferente, perché la burocrazia purtroppo ci attanaglia, ma anche in questo caso è stata veramente tanta da fare, quindi ringrazio veramente tutti. Ringrazio le mie collaboratrici che sono Romania Marchese qua presente, tesoriere Ascom, e Maria Antonietta Pugliese, la presidente della Provoco di Brugnara, che questa sera non c'è ma probabilmente si paleserà in qualche modo. Volevo anche ringraziare la polizia locale che è in Traverso giù, che sicuramente ci supporterà. Gli eventi saranno tantissimi, quindi la polizia locale avrà un bel da fare per coordinare tutto l'afflusso delle persone, dei turisti che visiteranno Tropea. E accanto alla polizia locale ringraziamo anche tutte le forze dell'ordine. Abbiamo un collegamento speciale, sappiamo che il nostro sindaco è fuori Tropea, è in Canada per una visita istituzionale. Eccolo là. Buonasera, non so se ci sente. Sindaco, ci sente? Sindaco, riesce a sentire? Questo è il bello della diretta, ovviamente. Abbiamo una diretta intercontinentale. Il sindaco si trova in Italia, il motivo per il sindaco di Brugnara è un premio. Ah. Eccoci. Sindaco, ci sente? No. Quindi diciamo, il sindaco ci sente, il mio sindaco riceve un premio molto importante, Heritage Calabria Presidents Award. Questo premio è un premio molto prestigioso perché vuole appunto celebrare noi non ci sentiamo però, lui parla forse. Ci sente, sindaco? Sindaco, ci sente? Noi adesso la sentiamo. Il nostro sindaco ha dato l'ok all'accensione delle luminarie e facciamo anche un applauso. Ci dispiace per il problema tecnico, però diciamo che dal Canada è venuto veramente complicato. Grazie signor Sindaco per aver tenuto comunque ad essere presente questa sera. Grazie mille. Un applauso. A questa serata e a queste performance
danza che abbiamo preparato per voi, però diamo inizio con delle parole importanti. Come abbiamo detto, questa serata è dedicata comunque al tema della bellezza e la bellezza in tutte le sue declinazioni. Una poetessa femminista di nome Ruby Kaur ha scritto tempo fa una poesia che reputo essere veramente adatta come apertura di questa serata. Questa poesia recita questo: siamo nate tutte bellissime. La più grande tragedia è convincerci di non esserlo. Voglio scusarmi tutte le donne che ho definito solo belle, prima di definirle intelligenti o coraggiose. Scusate se ho fatto figurare la vostra qualità innata come la prima di cui andar fiera, quando il vostro spirito ha sbriciolato le montagne. D'ora in poi dirò solo cose come siete resilienti o siete straordinarie. Non perché non vi ritenga belle, ma perché siete molto ben più di questo. Questa serata è dedicata alla luce delle donne, alla bellezza del loro essere che si illumina anche nella notte più buia. Benvenuti. Detto questo, vorrei raccontarvi quello che abbiamo pensato per voi questa sera. Doveva essere una serata organizzata fuori, quindi con un contesto un pochino differente, però per questa sera abbiamo deciso appunto di declinare il concetto della bellezza anche attraverso uno dei linguaggi nuovi, che sono alcuni dei linguaggi nuovi che sono i linguaggi dell'immagine e quindi dell'immagine estetica che però si trasforma in vita. Come lo abbiamo fatto? Come lo abbiamo raccontato? Pensando per voi, per tutti e tutte voi, delle postazioni che sono delle postazioni umane che si illuminano e prendono vita soltanto attraverso il contatto con ognuno di voi. Una di queste postazioni ce l'abbiamo qui e sono le nostre donne lumine. Le nostre donne lumine raccontano la purezza attraverso sia i loro costumi, i loro vestiti, che attraverso il loro movimento. Da qui in avanti, questo era quello che avevamo pensato ovviamente per l'esterno, chiunque lo volesse può venire qui a fare delle foto, se è possibile, cliccate su. Potreste anche taggare Totea, Ascom e la cerimonia di accensione di questa sera. Le nostre lumine ovviamente, oltre a raccontare la bellezza, raccontano anche quanto la bellezza sia viva, vitale e quanto sia anche composta di diversi elementi, che sono elementi sia luminosi sia brillanti, e quindi raccontano un po' anche l'essere donna. Dopodiché, oltre a questa azione performativa che rimarrà qui per tutto quanto è detto, avevamo pensato per voi anche ad un altro tipo di performance, che è le Hat Girl o Hat Woman. E per loro diciamo che io faccio un passo indietro e saranno loro a farvi vedere e a farvi entrare nella loro narrazione. Thank you.
stazione che era stata pensata come postazione sempre di natura estetica, in cui la leggerezza del movimento avrebbe raccontato un'altra parte di bellezza, andiamo ad un'altra postazione. Quale postazione? Quella della bellezza del sorriso e della leggerezza sotto un altro punto di vista. Abbiamo voluto coinvolgere un grande artista della nostra terra per questa serata e lascio a lui la parola, la scena, perché credo che abbia qualcosa da raccontarvi. Ok, buonasera, buonasera. Ogni c'era un po' di vento fuori, ho preso e la gola un po' si è schiarita. Se mi date un po' di tempo io metto un altro tappeto a terra, mi piace mettere i tappeti a terra e provo un attimino ad incantare. Io ci provo, non è sicuro che ci riesco, però io ci provo, ce la metto tutto. Thank you.
momenti molto importanti per me. Questi sono momenti molto, molto, molto importanti. Vi spiego perché. Mi devono incaricare di magia, la mia professione magica, no? Allora, il problema qual è? Che... Grazie. Il problema qual è? Che io ho formula magica, ma non so leggere. Quindi se voi leggete mia formula magica, pure in mente, quella si incarica di magia. Io riesco a fare bolla più bella del mondo. Avrei fatto fare così con la testa, se a fare faccia. Oh, abbiamo mangiato assai oggi, eh? Ok, muoviamo un po' che mi siete piaciuti, grazie. Thank you.
la poesia e l'eleganza della leggerezza. Grazie Christian per essere stato qui questa sera. Grazie mille. Ovviamente mi preme ricordare che avevamo pensato tutto questo in esterno, però ovviamente c'è più o meno la fine del mondo fuori, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà a riadattare tutto quanto in uno spazio più piccolo. Spero che quello che avevamo pensato per questa serata possa essere davvero di vostro gradimento. E prima di concludere, non so se Romania volevi dire qualcos'altro, perché adesso volevamo chiudere questo momento per lasciarvi anche liberi e libere di eventualmente andare a fare un giro nelle luminarie, nonostante il cattivo tempo, nonostante il vento, e quindi non so, volevi aggiungere qualcosa? No, non volevo aggiungere nulla, solo una cosa, le luminarie sono accese, penso che insomma la serata sta andando molto bene, i ragazzi li voglio gratificare perché in effetti è vero, lo spazio è questo, ci sono delle limitazioni, fuori era pensato in un altro modo, ma ci siamo adattati. Complimenti davvero a tutti, complimenti. Proseguiamo ora con lo spettacolo e Serena. Volevamo chiudere prima di salutarvi con un altro omaggio, che è un altro che è legato anche all'attività di questa sera, che è comunque una performance legata proprio alla luce declinata in tanti significati. Quindi prima di salutarvi, se è possibile spegnere le luci. Aspettiamo, ecco, signore e signore, la light performance. Questo è il nostro mondo d'amore e magia, un mondo dove ogni desiderio si realizza, un mondo in cui le fiabe diventano realtà. Un mondo dove l'amore e la purezza si concentrano e si diffondono come il profumo di un fiore in tessuto di bianco e fluido come il latte. E allora celebriamo amore, celebriamo ogni giorno la purezza dei sogni. Sì, perché l'amore in fondo è un sogno. E se sognare è un po' pericoloso, il rimedio a questo pericolo non è sognare di meno, ma sognare ancora di più. Abbiamo voluto sognare tutto il tempo insieme a voi oggi, perché i sogni fatti insieme valgono di più, perché se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la realtà che ha inizio. Dunque, ora che qui con noi sogni e speranze si fanno veri come fiori di scintille, sulla luna e sulla terra fate largo al fuoco dei sognatori e ricordate, l'amore, quello puro, quello sognato, fa della nostra vita un sogno amato e del nostro amato sogno una vera realtà.
Thank you.
accendiamo le luci se possibile. Grazie mille, grazie a tutti e a tutte per la pazienza che avete avuto di aspettare fino adesso. E grazie anche per aver apprezzato il cambio di location e tutto quello che questo ha generato. E vorrei anche dedicare un applauso a parte a tutti gli artisti e le artiste che si sono esibiti ed esibite questa sera. Anche un grazie al nostro babbo e babba Natala. Ed adesso vi lasciamo con le nostre performer immobili, ecco, le nostre performer estetiche. Se qualcuno, qualcuna di voi volesse fare una foto, mi raccomando taggate, taggateci eventualmente sui social, e vi cogliamo l'occasione per ringraziarvi tutti e tutte, e ringraziare Romania come sempre e tutti voi che siete rimasti qui fino e siete venuti anche qui nonostante il maltempo. Grazie mille e a presto. Thank you.